Tra gli appuntamenti più attesi della Gamescom 2023 c'era senza dubbio quello con Sonic Superstars, la nuova avventura del riccio blu di Sega attesa su tutte le piattaforme per il 17 ottobre. Il titolo supporta fino a 4 giocatori in multiplayer cooperativo locale e arriva a 8 in quello online nella modalità battaglia. Ma come può funzionare una co-op locale in un Sonic con un impianto così classico? Beh, a Colonia abbiamo provato il gioco in compagnia di un altro utente e ci siamo tolti quindi qualche dubbio. Ecco com'è andata. Sonic Superstars ritorna al design primordiale della mascotte Sega, proponendo così una versione più tenera e chibi dei protagonisti. Una scelta questa che coinvolge ovviamente anche ogni elemento del gioco presente a schermo, tuttavia non c'è nulla di polveroso che abbia il sapore di vecchio. Per l'occasione, infatti, gli sviluppatori hanno creato ogni singolo asset da zero, compiendo quindi un sapiente lavoro a metà tra la valorizzazione e lo svecchiamento del classico. Noi abbiamo avuto modo di affrontare 3 diversi scenari. Una primaria introduttiva che segue lo stile della tipica zona 1 di tutti i Sonic 2D, un incrocio tra Casino Night di Sonic 2 e Carnival Night di Sonic 3 e un'ultima zona completamente inedita dall'ambientazione cyber retro. Sono molti gli elementi che colpiscono all'interno degli scenari, a cominciare dalla profondità di campo, un aspetto che va a braccetto con la necessità di passare spesso su un piano posto più in profondità nello schermo durante la navigazione. I livelli sono inoltre un po' più ricchi rispetto a un tradizionale capitolo 2D. Anelli, monete, checkpoint, nemici, molle, insomma, sembra esserci davvero abbondanza di tutto. Una ricchezza questa correlata anche alla velocità di navigazione dei livelli, che però in co-op risulta un po' rallentata. Ma questo non significa che gli scenari non scorrano con la consueta velocità che contraddistingue il franchise, ma diciamo che chi non ama andare troppo di fretta può comunque senza dubbio prendersi il suo tempo per guardarsi attorno. Tuttavia è proprio il bilanciamento tra velocità di percorrenza dei livelli e il cooperativo locale il grande punto critico della produzione. Giocando la modalità avventura, lo schermo non viene mai diviso per numero di partecipanti, che finiranno quindi per giocare tutti nella stessa schermata. Su Sega Mega Drive l'inquadratura seguiva sempre e solo il primo giocatore, mentre in Superstars sembra seguire quello più veloce. Ma non solo. Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che tendenzialmente è così, ma che c'è tutta una serie di altri parametri che subentrano. La telecamera può ad esempio ricentrarsi automaticamente sul primo giocatore entrato in contatto con un oggetto nello scenario, con uno che ha preso una buona rincorsa e si ritrova in un loop molto veloce magari su un diverso piano dello schermo, oppure può spostarsi sul giocatore che sta percorrendo la strada più veloce verso l'obiettivo finale. Tuttavia il team ha anche studiato una complessa gerarchia di situazioni in modo che la telecamera sia sempre reattiva e segua il più possibile il gruppo. Ad ogni modo, quando un giocatore rimane troppo indietro ed esce momentaneamente dallo schermo, può decidere di rientrare in partita in qualunque momento con la semplice pressione di un tasto. Purtroppo però, in questo caso, anche se gli altri giocatori stanno sfrecciando a tutta velocità, si rientra senza nessun tipo di rincorsa, fattore che porterà quindi di nuovo a sparire dallo schermo. Ed è proprio qui che si giunge a una considerazione molto delicata. Per stessa ammissione dello sviluppatore, infatti, la modalità cooperativa è stata pensata per essere proprio un momento di condivisione, ma per godersela appieno, a nostro avviso, è necessario prima stabilire coi propri compagni di squadra lo spirito con cui affrontarla, muovendosi tutti in gruppo con calma esplorando i livelli, oppure dando vita a una gara di velocità. Certo, la consapevolezza che sarà comunque tutto un po' caotico rimane, ragion per cui potrete sempre giocare da soli, ma siamo convinti che vi perdereste una parte importante dell'esperienza. I personaggi giocabili sono 4 e ciascuno con la propria abilità speciale. Sonic è leggermente più veloce e salta più in alto, Tails vola, Knuckles plana e si arrampica sui muri, mentre Amy ha un doppio salto in cui usa il suo martello. Le abilità dei protagonisti hanno quindi un discreto impatto sulla navigazione dei livelli, così per bilanciare l'esperienza sono stati aggiunti 7 poteri con un tempo di ricarica. Portando a termine infatti dei minigiochi bonus, Sonic e il suo gruppo entreranno in possesso degli Smeraldi del Caos. Ogni potere corrisponde a una gemma e una volta conquistata sarà possibile attivare il suo effetto attraverso un menu a ruota a disposizione di tutti gli utenti. E oltre ai 7 smeraldi colorati c'è anche quello bianco che concede un'abilità speciale che cambia a seconda del personaggio. Sonic può infatti utilizzare il suo classico attacco caricato, Tails genera un tornado che spazza via i nemici, Knuckles colpisce gli avversari con i pugni, mentre Amy lancia il suo martello. Tra gli oggetti collezionabili del gioco figurano spesso le medaglie, che è possibile sia trovare in giro per i livelli, sia conquistare all'interno di un minigioco specifico.
Le medaglie non hanno un reale utilizzo durante la campagna narrativa, ma sono strettamente connesse alla modalità battaglia. E si tratta purtroppo di una sezione che non abbiamo potuto provare durante il nostro test, ma gli sviluppatori si sono comunque lasciati sfuggire un dettaglio interessante. In questa modalità, infatti, i personaggi selezionabili sono la versione mecha dei protagonisti del gioco, e le medaglie rappresentano quindi la valuta con cui personalizzare i robot. Come accennato in apertura, la modalità battaglia ospita fino a 8 giocatori nel multiplayer online, oppure 4 in locale dividendo lo schermo in quadranti. E qui i giocatori gareggiano in una serie di prove composte da un time attack, una sfida survival e infine una Royal Rumble tutti contro tutti. Si tratta quindi di un'offerta interessante con cui non vediamo l'ora di misurarci. Sonic Superstars riesce ad essere fresco eppure familiare allo stesso tempo. L'elemento cooperativo è un bel azzardo, ma tutto sommato funziona a patto che il gruppo dialoghi e proceda in modo coordinato. Inoltre, i poteri conferiti dagli Smeraldi del Caos bilanciano le abilità dei personaggi, così da garantire lo stesso passo a tutti i partecipanti a prescindere dal protagonista scelto. È però necessaria sicuramente un'altra prova, magari in 4 giocatori, per capire davvero se Sonic Superstars reggerà il peso delle sue ambizioni. Voi cosa ne pensate? È possibile il connubio tra impianto cooperativo e stampo classico quando si parla di Sonic? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!